Il governo approva l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. L'annuncio è arrivato questa mattina via Twitter, prima dal premier Letta, poi dal ministro Quagliariello e dal vice premier Alfano. Il decreto prevede l'estinzione dei rimborsi elettorali nel 2017 e una graduale riduzione già a partire dall'anno prossimo. I partiti potranno contare sul finanziamento dei privati attraverso il 2 per 1000 e altre forme di donazione regolate da precisi tetti. Ma forse è ancora presto per cantare vittoria, perché l'iter non è ancora finito. Adesso dovrà esprimersi il Parlamento. Facendo due conti e previsione, la cosa con molta probabilità rimarrà bloccata almeno fino a gennaio, prima di ottenere il via libera, con il rischio di entrare in vigore dal 2015 anziché dal 2014, allontanando la prospettiva di cominciare a risparmiare sui finanziamenti o rimborsi, che dir si voglia, destinati ogni anno ai partiti.